Ciao, bentornati nel mio canale, un bacio grande a tutti da Patrizia. Oggi siamo qua per parlare di una nuova iniziativa, che è l'abbonamento che ho fatto alla My Beauty Box di Look Fantastic. Io già 2 anni avevo fatto un abbonamento di 3 mesi, mi ero trovata molto bene. Vi metterò magari qui da qualche parte nell'info box i video in cui avevo fatto lo spacchettamento con quella box. Però ultimamente mi è rivenuta voglia e devo dire che la Look Fantastic Box è veramente, veramente conveniente, interessante. Ha dei prodotti molto originali di marche che comunque non si trovano facilmente in Italia e che probabilmente io neanche acquisterei a scatola chiusa, perché in alcuni casi si tratta di prodotti anche di un certo valore. E quindi devo dire che è super conveniente. Ho fatto l'abbonamento annuale. Quindi una box al mese per un prezzo di 15,50 euro al mese che vi viene trattenuto mensilmente dalla carta di credito, dalla PayPal, insomma, a seconda di come voi, dalla PostePay, a seconda di come voi decidiate di fare l'abbonamento. Credo che sia anche possibile fare disdetta in qualunque momento, non lo so, non sono andata proprio a informarmi, ma penso di sì. E ci sono varie formule di abbonamento, c'è cioè quella solo mensile per una tantum che costa 20 euro, semestrale, trimestrale e annuale, quindi il prezzo più basso è 15,50 fino a 20 euro, per un valore però complessivo di quanto contenuto all'interno della box, che arriva sempre sotto forma di una scatola di queste dimensioni, il valore generale è sempre intorno ai 75 euro, quello che c'è qui dentro. Quindi questa è una mystery box. Voi non sapete cosa vi arriverà, anche se i primi giorni del mese ci sono già degli sneak peek, cioè delle anticipazioni, come quella che ho fatto io su Instagram. Quindi, se anche volete prenderla, quella mensile, fino alla metà del mese siete in tempo per acquistarla, vedete quello che c'è dentro e poi decidete. Allora, prima di iniziare, io vorrei ringraziare Simona del canale Simon Loves Makeup e le mando un grandissimo bacio perché è lei che mi ha fatto rivenire voglia di fare l'abbonamento, perché appunto lei il mese scorso ha deciso di farlo, ha fatto vedere un video e io mi sono detta: ma perché non lo ripeto? Perché poi tra l'altro sono anche in fase di smaltimento di molti prodotti che vedrete anche nei prodotti finiti. E quindi stavo per decidere di comprare alcune cose, poi mi sono detta: vabbè, vediamo cosa c'è nella box, poi decidiamo. E quindi andiamo. Allora, vi faccio vedere prima di tutto il trucco, parte del trucco che porto perché spesso me lo chiedete, poi il resto magari ve lo metterò nell'info box sotto, ma la bocca che è sempre la cosa che c'è qualcuno che mi chiede: che rossetto porti? Allora, il trucco l'ho fatto con Avon per la bocca, matita, glimmer stick, Avon, colore pink bouquet. Non vi faccio lo swatch adesso perché non ho le salviettine. Comunque è questo rosa abbastanza intenso, ma non è un rosa shock. E poi messa su tutte le labbra e poi sopra ho messo il rossetto della linea A New Berry Bloom. Questi sono rossetti, diciamo, abbastanza idratanti, sheer, nutrienti, che hanno un effetto anti-età, e questo è l'effetto su di me, che è molto primaverile, molto luminoso, molto fresco. Allora, questo mese il tema della Look Fantastic Box lo potreste già intuire dalla scatola, che comunque si presenta in cartone, color neutro e carta riciclata. Il concept di questo mese è il Raw Beauty, cioè bellezza al naturale. E quindi un focus sui beauty e make-up organico, naturale e botanico, con un eco-mindful approccio per la nostra, per il nostro make-up e la nostra skincare. Quindi, avendo visto io già appunto il tema che era di aprile, ho deciso di iniziare da questo mese perché io amo moltissimo la skincare naturale, il beauty naturale, anche se non utilizzo solo cose organiche o eco bio, per carità. All'interno troviamo in omaggio il mensile Elle in inglese, che mi serve anche per mantenere un pochino il mio
Il mio inglese è una rivista che è molto carina in tutte le sue versioni, quindi anche in quella italiana, e questo è appunto il numero di aprile che c'è qua dietro, Daisy Love. E poi c'è appunto un libricino con la spiegazione dei prodotti che ci sono all'interno e che ora vi mostro e che seguirò, diciamo, per dirvi qualche cosa in più. La scatola si presenta così, appunto, e vediamo cosa c'è al suo interno. Piano piano vi mostrerò, insomma, il suo contenuto. Allora, iniziamo con un rossetto di Bella Pierre, che è un marchio di cosmetica bio, eco bio minerale. Io conosco Bella Pierre perché mi è capitato di acquistare degli ombretti minerali e che mi erano piaciuti molto, che ancora ho. Tra l'altro, e forse avevo provato qualche cosa per il viso, qualche base, qualche cipria o fondotinta, non ricordo bene, e dei pennelli. Quindi c'è qui un rossetto che si chiama Envie, che è un colore un nude rosato tendente con una punta anche di marrone. Ecco, qua forse lo vedete meglio. Vi faccio uno swatch. È un colore abbastanza caldo. È un colore abbastanza caldo, bello. Sta bene questo colore a tutte le carnagioni. Io l'ho già provato ieri. È un rossetto idratante, ha una copertura media. Come tutti i rossetti bio, eco bio, non contiene siliconi, non contiene petrolati, non contiene ingredienti nocivi e al tempo stesso ha per questi motivi una resa, soprattutto per quanto riguarda la durata, nettamente diversa ai prodotti tradizionali. Quindi dai rossetti bio, eco bio non aspettatevi una performance strabiliante, però vi potete aspettare che non siano prodotti che vi possono danneggiare, non aumentano le rughe delle labbra, sono piuttosto idratanti, non le seccano e quindi vanno bene per essere usati di giorno, per poterli portare un paio d'ore e poi rimettere, insomma, perché tendono comunque a muoversi. Però questo è un colore molto carino. All'interno c'è anche una confezione di Ava, di AHAVA, poi vi scrivo comunque magari sotto il riferimento, che è un brand che produce prodotti del Mar Morto. Credo che sia un brand australiano. Sì, vedo che qui dietro ci sono le scritte nel carattere appunto israeliano, ci sono le scritte appunto nel carattere ebraico. E niente, qui l'ingrediente è molto semplice: 100% sali del Mar Morto. Con questo prodotto si può fare quindi un bagno, e c'è la spiegazione anche nel libricino allegato. Ci sono dei consigli di utilizzo per questi prodotti. Quindi un bagno, si possono sciogliere nella vasca da bagno, o se non avete la vasca da bagno potete utilizzarli per fare il pediluvio ai piedi. E i sali del Mar Morto hanno un potere levigante sulla pelle, favoriscono l'eliminazione delle tossine, hanno un effetto drenante e quindi sono sicuramente un ottimo prodotto detossinante. Abbiamo poi questa maschera di Now Bay, si chiama Now Bay Recovery Mask Sensitive Skin. Allora, questa è una maschera creata per la pelle sensibile ed è una maschera restitutiva che contiene acqua di fiori di arancio, vitamina E e ingredienti idratanti come ad esempio il riso e il tiger nut oils. È ideale per restituire idratazione alle pelli infiammate. Ma questa maschera contiene anche ossido di zinco e quindi aiuta a aumentare la protezione della pelle e a ridurre i rossori. Poiché contiene anche bentonite, argilla di bentonite, se avete la pelle molto molto secca, dovete seguire a questa maschera un idratante piuttosto ricco. Allora, io l'ho fatta ieri sera questa maschera. Devo dire che non l'ho trovata particolarmente astringente. È una maschera idratante che mi è piaciuta molto e l'ho trovata molto attiva.
sulla pelle, cioè ho sentito una reazione della pelle, l'ho tenuta su una decina di minuti, perché qui dice di utilizzarla per almeno 7 e mi è piaciuta moltissimo. Quindi un brand che non conoscevo, EcoCert, organico, molto 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 carino questo prodotto. Allora, poi all'interno c'è anche un prodotto di Grow Gorgeous che si chiama Back into the Roots. Questo brand io non lo conosco, veramente, a parte Bella Pierre, non conoscevo nessuno, e Balance Me, che c'è un altro prodotto che il brand lo conosco. Questi sono tutti prodotti marchi nuovi per me. Questo è un prodotto per fare un massaggio al cuoio capelluto. L'ho utilizzato questa mattina, mi è piaciuto davvero davvero tanto e dovrebbe favorire la purificazione del cuoio capelluto, ma anche aiutare a per la ricrescita dei capelli nuovi. Ha un odore molto molto mentolato, vediamo un po' se trovo qualche cosa. Ha un odore che sì, di menta, piuttosto fresco, quindi è piacevole. Io l'ho utilizzato, ha una forma di un siero sui capelli io asciutti, dovevo fare appunto la doccia e il lavaggio ai capelli questa mattina. L'ho distribuito sul cuoio capelluto, ho massaggiato un pochino e diciamo 2-3 minuti a testa in giù ho massaggiato io, perché so che comunque il massaggio a testa in giù aiuta ad ossigenare molto il cuoio capelluto e quindi favorisce anche l'allungamento dei capelli. Poi l'ho tenuto su 10 minuti e poi ho fatto la doccia. E quindi rivitalizza i capelli stanchi questo siero che in 10 minuti vi aiuterà ad aggiungere un po' di vita alle vostre radici. Contiene acido ialuronico, vitamine, caffeina, burdock root, che non so cosa sia, quindi insomma è anche paraben free, sulfat free, quindi non contiene SLS. E vi devo dire che la sensazione è molto piacevole, vi dà proprio una sensazione di freschezza. Vediamo se sarà efficace. Poi c'è un siero di Balance Me. Questo è un siero di 7 ml, che però secondo me durerà abbastanza. È un siero a base di vitamina C e acido ialuronico. Dunque, Balance Me Vitamin C Repair Serum. Io conoscevo già questo brand, l'avevo provato proprio grazie alla Look Fantastic Box. Mi era capitata una crema idratante di Balance Me per pelli miste e grasse che mi era piaciuta tantissimo. E allora, qui di che cosa parliamo? Combatte i segni dell'età e la iperpigmentazione. Questo siero alla vitamina C riparatore, che contiene vitamina C e melavoid. Riduce, aiuta a ridurre la pigmentazione della pelle, a calmare la pelle infiammata e a dare un look radioso. Questo si può utilizzare mattina, sera, però attenzione, comunque, ora che arrivano le belle giornate, a proteggere la pelle con un fattore solare, perché la vitamina C è fotosensibilizzante. Ha la formula proprio di un siero e si assorbe molto bene, non unge e ha un piacevolissimo odore di arancio. Sono 7 ml per un siero, insomma, diciamo che i sieri, le confezioni standard vanno dai 15 ai 30 ml, quindi questa è una travel size, che comunque dura un po' per avere l'idea del prodotto, che in full size mi pare sono 30 ml. Poi c'è una crema, diciamo idratante, di Emma Hardy che si chiama Midas Touch Revitalizing Cream. Questi sono invece 15 ml, è un bel formato, quindi io devo dire che tutte le creme viso le farei da 30 ml, non di più, perché non so voi, ma io faccio davvero fatica a terminare il quantitativo di una confezione da 50 ml entro la data di scadenza. Poi per i prodotti organici ancora di più, perché ora cercherò qui il PAO 12 mesi, ma spesso sui prodotti organici il PAO è di 6 mesi e quindi rischio sempre di andare fuori. Io poi uso sempre poca quantità di prodotto perché ve l'ho detto tante volte, ho la pelle comunque mista che si unge facilmente, per cui non ho necessità di utilizzare un grande quantitativo, quindi a me i formati piccoli piacciono. Allora, questa è una crema idratante con acido ialuronico che aiuta a idratare molto bene la pelle e a ridurre le rughe di
di espressione, riduce anche le irritazioni ed ha un effetto da turgore alla pelle. Il consiglio è che se si ha la pelle grassa di utilizzare questo come idratante per la notte, altrimenti va bene per il giorno e per la notte. Io l'ho utilizzata già ieri sera dopo la vitamina C, quel siero mi è piaciuta molto, però devo dire che è una crema diciamo sufficientemente corposa per la mia pelle, quindi proverò ad utilizzarla anche di giorno. Per ora per me è andata bene per la notte, però vedete comunque si stende molto molto facilmente, non è burrosa, è comunque una formula idratante, è Mardi, io non la conoscevo. Ha un odore un pochino forte, un odore verdino, abbastanza intenso, quindi ci sono effettivamente degli ingredienti attivi qui dentro. Anche questa è una crema organica, quindi totalmente biologica. E sono 15 ml, niente, vi dirò utilizzandola, poi vi farò sapere come mi trovo. E niente, questo era tutto per la Beauty Box. Al tempo stesso però vi faccio vedere un'altra cosa che io ho preso. Allora, approfittando comunque della spedizione che avevo, io ho fatto un ordine sempre su Look Fantastic. Ho preso un fondotinta minerale di Bare Minerals e in omaggio c'era un rossetto che ora vi mostro, quindi questo mi è stato regalato. Allora, questa è la formula original, quindi la prima formula, quella classica, che è un fondotinta minerale che non è né matte, ma è più, non è matte, ma è forse un po' pelino più idratante, ma insomma i fondotinta minerali non sono particolarmente idratanti. Qui un pochino potete vedere il colore, che è un colore abbastanza scuretto, infatti per ora, diciamo per ora per me è scuro, però è quello che sto portando ora, quindi l'ho provato questa mattina. Ma io questo l'ho preso per poterlo utilizzare in estate. Il fondotinta minerale è il prodotto che io preferisco per il periodo insomma più caldo. È un golden nude, quindi un colore proprio giallo, tendente al giallo per le pelli olivastre, ma di sottotono giallo, quindi è un dorato che può fare anche da terra solare volendo. E pur non essendo matte, è molto matificante questo fondotinta, quindi io per utilizzarlo, pur avendo io la pelle comunque mista, devo dire che mi aiuto con un prodotto per bagnarlo, cioè io il fondotinta minerale, avendo la pelle matura che comunque si può segnare e il minerale aumenta le rughe della pelle, però è un prodotto che mi piace, io che cosa faccio? Non lo metto a secco, bagno il pennello e questa volta ho utilizzato un primer idratante per stenderlo al meglio, che poi magari vi farò vedere in un altro momento. E quindi io così mi trovo bene, ma lo potete fare anche con un'acqua di rose, con un'acqua termale, insomma ecco, con un'acqua termale va benissimo, bagnate il pennello e quindi io lo stendo e lo trasformo in forma diciamo liquida. In questo modo riesco a omogeneizzare anche molto meglio il colore, fa meno stacco, si uniforma abbastanza bene, pur se sbagliate la colorazione che non è proprio quella vostra, diciamo riducete molto i danni. E la formula mi piace comunque molto, diciamo che per le pelli miste e grasse il fondotinta minerale è veramente la svolta, per le pelli secche assolutamente no. Insieme c'era in omaggio questo rossetto di Bare Mineral che si chiama Longwear Lipstick, quindi è un lipstick a lunga tenuta e mi è arrivato il colore Petal. E devo dire che però questo rossetto non è naturale, perché ho visto gli ingredienti e ci sono i siliconi, quindi mentre il fondotinta minerale è biologico, insomma eco bio perché è polvere minerale e null'altro, sugli altri prodotti Bare Minerals non ci metterei la mano sul fuoco. Questo però è il colore, è molto molto carino, è un rosa malva, un nude rosato con sottotono malva, molto tranquillo. Io questo pure l'ho già provato, mi è piaciuto molto, effetto naturale, si stende benissimo, appunto si sente che qua ci sono i siliconi
è opacizzante, è veramente un bel rossetto valido. Penso che lo sfrutterò molto, formato piccolino, questo qui, quindi credo che sia una mini size, una size da viaggio. E, insomma, in omaggio mi è piaciuto. Dovendolo comprare, probabilmente non lo avrei comprato, però grazie a Bare Minerals. Allora, questo è tutto. Io vi ringrazio per avermi seguita. Con la Beauty Box ci vedremo al prossimo mese. Un bacio, ciao, grazie.